i colori dei carabinieri. Coincidenza, coincidenza positiva. Inaugurata a Cordignano la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, una cerimonia avvenuta proprio nel giorno di apertura dell'anno giudiziario, con l'allarme sull'aumento dei furti in abitazione, ma anche sul rischio di prescrizione per i crimini. La festa per la rinnovata stazione dell'arma è diventata così l'occasione per riflettere sul senso di insicurezza che minaccia di diffondersi fra la gente, malgrado l'impegno di quanti vestono la divisa. Le forze dell'ordine sono meravigliose, svolgono anche per un proprio pericolo un lavoro eccellente. Le procure svolgono quello che il Parlamento delibera. Scarcerazioni troppo facili, derubricazione dei reati, incertezza della pena, le amministrazioni locali chiamano in causa la politica nazionale, pungolate dai cittadini che temono di rivedere i ladri liberi per la strada, magari il giorno dopo essersi ritrovati in casa. A questa paura noi stiamo rispondendo con un maggior numero di servizi esterni preventivi, proprio per scongiurare che questo fenomeno si verifichi. D'altra parte anche le persone devono cominciare ad avere anche qualche misura in più di autotutela. Allarmi inferriate però, non certo ronde né reali né virtuali, secondo i sindaci che si confrontano quotidianamente con la richiesta di sicurezza proveniente dalla cittadinanza. È meglio affidarsi alle forze dell'ordine che hanno le competenze e i mezzi per contrastare fenomeni di questo tipo. Tutti devono sentirsi coinvolti, però attraverso chi effettivamente ha gli strumenti, i mezzi ed è attrezzato per combattere questo tipo di criminalità. Piena fiducia dunque nei carabinieri. Chiediamo di continuare nel lavoro che stanno facendo. La presenza dei carabinieri a Cordignano c'è, si vede, è costante e questo sicuramente ci dà più tranquillità.